La battaglia legale tra i risparmiatori che hanno acquistato le azioni Xtercas e la banca che le ha vendute ha avuto un nuovo capitolo. La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato che la banca non ha informato correttamente i clienti sul tipo e sul rischio di questo investimento, che si è rivelato illiquido e senza valore dopo il commissariamento Tercas del 2012. La sentenza, che segue altri simili di primo e secondo grado, ha accolto il ricorso della Federconsumatori, che ha assistito oltre 300 risparmiatori con gli avvocati Renzo Risabatino e Massimo Cerniglia. È una delle sentenze 5-6 che già sono state emesse dalla Corte di Appello che hanno confermato l'orientamento del Tribunale di Teramo di accoglimento delle istanze di risarcimento per i risparmiatori. Queste ultime due sentenze hanno una ulteriore, diciamo, particolarità, e cioè che hanno stabilito che gli interessi e la rivalutazione sulle somme che l'Istituto deve restituire agli azionisti si applica dal momento dell'acquisto, per molti dal 2006. I quattro risparmiatori coinvolti in questo caso avevano investito quasi 100.000 euro in azioni Xtercas. La Corte si è basata su diverse pronunce della Cassazione e sull'opinione dell'arbitro per le controversie finanziarie della Consob, che ha riconosciuto la violazione degli obblighi informativi da parte della banca. La Corte ha anche stabilito che i risparmiatori devono essere risarciti con gli interessi e le rivalutazioni dal momento dell'acquisto fino al pagamento effettivo. L'istituto bancario provvederà al pagamento delle somme dovute, su cui stiamo facendo i calcoli, in tempi relativamente brevi. Verosimilmente farà ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, rispetto però alla quale noi siamo fiduciosi che possano essere confermate le sentenze della Corte.